San, gruppo folk, Salvatore Manca di Ploaghe. Anche per loro, mi raccomando, un applauso molto caloroso. Signori e signori, il gruppo di casa, il gruppo folk, Salvatore Manca di Ploaghe. Ed ecco qua, hanno fatto il loro ingresso come si deve su questo palcoscenico. Il gruppo nasce nel 1974 per opera di un gruppo di appassionati che aveva l'obiettivo di custodire quelle che sono le tradizioni di Ploaghe e del Logudoro. Il gruppo dalla sua costituzione si esibisce nelle diverse piazze della Sardegna, dell'Italia e anche fuori, in Europa e nel resto del mondo, quindi porta il nome di Ploaghe ovunque nel mondo. È davvero un servizio anche che loro fanno al territorio e a tutta la comunità. Questa sera c'è un momento davvero molto particolare che riguarda il gruppo folk e hanno atteso questa serata di festeggiamenti per condividerlo con voi. Mi avvicino quindi da Cosimo Fiori, che è il presidente, ecco qua, che invito a prendere possesso di questo palcoscenico. Intanto complimenti, grazie per il servizio che svolgete, quello di mettervi a disposizione per custodire, conoscere e anche diffondere quelle che sono le tradizioni di Ploaghe. E, oggi c'è un momento speciale, quale? Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio tutta la popolazione per essere presenti e volevo fare i migliori auguri a Giovanni per la festa e per la bandiera di San Pietro, di cui siamo patroni. Oggi è un momento particolare per la nostra associazione perché da qualche giorno diciamo che ho dovuto non abbandonare, però passare lo scettro della figura di presidente a una persona che secondo me era la più giusta e insomma dedita alla mia vocazione insomma di presidente. Quindi volevo fare questo annuncio che il nuovo presidente dell'associazione folclorica Salvatore Manca di Ploaghe è Sebastiano Muggiulu, o meglio Bastianino Muggiulu. Allora, intanto complimenti, quindi questa nomina così pubblica davanti a tutti con l'applauso di Ploaghe e di tutti coloro che sono arrivati per questa serata. Così a caldo un commento. Un po' emozionato. Ringrazio a Cosimo per la presentazione, il comitato, Giovanni Pulina stiamo riprovando a muoverci dopo 2 anni di Covid. Adesso speriamo che anche il paese si debba svegliare un po' di più. E loro stanno rispondendo. Allora, è il momento quindi di vedervi danzare. Allora, lo chiediamo subito al neopresidente. Che cosa ci presenterete questa sera? Su Balle Sarza, che è un ballo rituale dopo la puntura dell'argia, proprio un ragno che si trovava solitamente quando raccoglievano il fieno. Ve lo presentiamo. Buona visione. Grazie. E allora godiamoci tutti assieme su Ballo e Sarza il gruppo folk San Salvatore Manca di Ploaghe, accompagnati da Antonino Pirastro. Thank you.
Thank you.